Riduzione dei ticket sanitari a partire dal prossimo 1° gennaio. L'annuncio è stato fatto dal presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, nel corso di una conferenza stampa nella quale ha sottolineato il buon risultato raggiunto sul fronte sanitario con il rientro del debito, che appunto ha favorito l'assunzione di tale decisione e ha evitato l'aumento delle tasse in questo periodo di forte crisi. Intanto 350.000 famiglie che avranno un effetto diretto, che avranno di fatto andranno verso l'esenzione totale. Poi ci saranno almeno 1 milione di altri contribuenti che avranno effetti diretti sull'acquisto dei farmaci, sull'assistenza per la parte che riguarda il pronto soccorso, quindi riduzione importante o esenzione totale, riduzione del 50% del ticket, significa un beneficio soprattutto chiaramente per le fasce più deboli, chi ha un reddito più basso, quindi è una misura soprattutto per chi ha più bisogno in questo momento di crisi. È stato possibile perché abbiamo risanato i conti, abbiamo fatto una buona politica, quindi non solo mettere a posto i conti, e non si capisce perché bisogna mettere a posto i conti e per chi. Invece ora vediamo che mettere i conti a posto significa dare un beneficio diretto ai cittadini, e quindi su questo noi siamo determinati, decisi. Quando ci sta un euro che è stato risparmiato, non deve rimanere nelle casse del palazzo, ma deve essere dato immediatamente ai cittadini, a partire chiaramente dai cittadini che hanno il più basso reddito. L'annuncio del governatore non è stato immune da critiche. Il centro-sinistra, per il clima di campagna elettorale che circonda la regione in questo periodo, ha dato un valore di propaganda alla misura. E lo stesso ministro della Salute, Lorenzin, ha dichiarato che in una regione come quella campana, dove il 70% della popolazione è già esente dal ticket, sarebbe stato meglio investire nell'assistenza sanitaria. Caldoro, tuttavia, non ha fatto attendere la sua risposta. Il ministro dice giustamente, ma io condivido, che oltre al ticket bisogna fare investimenti e migliorare la qualità della sanità, e noi tutte le risorse che avremo in più saranno prima verso i cittadini, perché credo che è una misura più urgente, e poi certo anche per gli investimenti, significa nuove attrezzature, nuove strutture ospedaliere, una migliore organizzazione della struttura ospedaliera e degli investimenti per la prevenzione, gli screening, tutte le grandi questioni nazionali che dovremo chiaramente affrontare, avendo messo i conti in ordine, avere un po' di risorse per investimenti.